Gli ecosistemi forestali si stanno adattando autonomamente ai cambiamenti climatici, anche senza l'intervento dell'uomo. Tuttavia, in ambiente estremamente antropizzato, quale quello mediterraneo, l'uomo ha la necessità di intervenire al fine di minimizzarne i rischi e contestualmente di coglierne le opportunità. I principali rischi che il cambiamento climatico può determinare sugli ecosistemi forestali riguardano ad esempio la perdita di biodiversità, la perdita di acqua e di nutrienti, il cambiamento dell'areale delle specie e l'aumento della frequenza e dell'intensità dei disturbi, quali ad esempio gli incendi, le epidemie di patogeni ed eventi estremi. I fattori climatici che influenzano il comportamento del bosco non si ripetono di anno in anno, ma seguono dei cicli più lunghi, alternando fasi di maggiore reattività con fasi di minore reattività. La pianificazione forestale attuale non considera questi cicli, ma si basa su un modello di crescita costante nel tempo. In questo contesto è quindi importante definire nuove modalità di gestione che tengono conto dei cambiamenti climatici. Life for Climate vuole introdurre il monitoraggio climatico come strumento di pianificazione della gestione forestale. Per fare ciò abbiamo messo a punto un prototipo di rete di monitoraggio climatico a basso costo e con tecnologia open source basata su Arduino. Le 12 stazioni meteorologiche verranno installate nelle 3 aree dimostrative e ci forniranno in continuo ed in remoto le informazioni reali su precipitazioni e temperature che sono necessarie per riprogrammare e calibrare gli interventi selvicolturali nel breve e nel medio periodo. L'analisi dendroclimatologica ci consente, attraverso lo studio degli anelli delle piante, di capire come queste si sono accresciute in passato in base alla variabilità del clima e di adattare la futura gestione ai mutamenti climatici. Grazie alla rete di monitoraggio climatica del progetto, i dati che vengono raccolti nel tempo confluiscono in un database. Questo database è collegato a una piattaforma informatica che fa da supporto alle decisioni per il gestore delle foreste. Ogni anno, in occasione della programmazione degli interventi selvicolturali, il gestore della foresta può interrogare la piattaforma per valutare l'opportunità o meno di confermare gli interventi previsti dal piano. L'aspetto più innovativo e interessante del Life for Climate è che forse per la prima volta si incrociano i dati di monitoraggio climatico locale e quelli di gestione forestale. Questo è un aspetto innovativo perché fa crescere anche la consapevolezza di chi gestisce le foreste delle relazioni che esistono tra cambiamento climatico, pianificazione e selvicoltura.
In sostanza, il progetto è il tentativo di passare da un pensiero globale e necessariamente generalista e teorico ad un'attività locale e concreta. La strada verso l'adattamento di selvicoltura e pianificazione al cambiamento climatico è ancora lunga, ma è attraverso questo tipo di progetti che è possibile iniziare a percorrere.